Ciao, questa sera prepariamo una semplicissima crema per pelli molto delicate. Questa crema base è ottima per tutti i tipi di pelle, per il viso, per il corpo, ma è anche un balsamo per le labbra. Perché dobbiamo farci la crema da sole, prepararci questa crema da sole? Innanzitutto perché conosciamo esattamente gli ingredienti che utilizziamo per produrla, perché possiamo personalizzarla se in base alle nostre esigenze e ai nostri gusti, perché è sempre fresca. Perché comunque è economica, perché all'incirca ci vogliono 2 euro per prepararla e perché è a chilometri zero. Inoltre non è testata sugli animali. La conservazione di questa crema è molto semplice. Una parte si conserva in frigorifero e la parte invece che si tiene fuori va consumata entro pochi giorni. E in totale comunque la durata della crema anche all'interno del frigo è di 4 mesi e non di più. Gli ingredienti che sono utilizzati per prepararla sono l'olio extravergine di oliva e la cera vergine d'api. Ricordiamoci di utilizzare nel momento in cui dobbiamo scaldare la cera vergine a bagnomaria un pentolino inox per non alterare le caratteristiche della cera stessa. La cera vergine d'api è una sostanza prodotta dalle ghiandole delle api operaie e pur essendo un sottoprodotto della lavorazione del miele è una materia molto pregiata, è ricca di proprietà e il suo impiego risale addirittura ai tempi antichi, all'antico Egitto. La cera vergine d'api è il materiale di partenza per la costruzione dei favi all'interno dei quali le api conservano il miele e il polline. La cera vergine d'api ha un profumo delicato che ricorda il miele. Ha proprietà emollienti, idratanti, emulsionanti e filmanti, cioè forma una specie di pellicola che protegge la superficie sulla quale è applicata da agenti esterni lesivi. Ha anche proprietà antibatteriche e non esistono assolutamente controindicazioni per il suo utilizzo, quindi può essere utilizzata tranquillamente anche per i bambini e per le donne in gravidanza. L'olio extravergine di oliva invece ha proprietà antiossidanti, protegge dall'azione nociva dei radicali liberi e previene gli effetti dell'invecchiamento. È un olio ricco, un olio emolliente e nutre la pelle in profondità e ne regola il sistema di idratazione naturale. È ben tollerato anche dalle pelli più sensibili, può essere utilizzato da tutti, anche dalle donne in gravidanza. Se poi gradiamo dare una profumazione alla nostra crema, possiamo aggiungere alcune gocce di olio essenziale di lavanda. La lavanda perché è un olio essenziale delicato, utilizzato anche per i bambini e sempre per le donne in gravidanza, ha proprietà antiarrossamento molto spiccate, è un ottimo cicatrizzante e un antisettico. Eccoci, abbiamo messo a sciogliere la cera vergine d'api nell'olio extravergine di oliva a bagnomaria in un pentolino di acciaio inox per non alterare le caratteristiche della cera d'api. Lo mescoliamo, lo giriamo bene, continuiamo a mescolare finché la cera d'api non si è completamente sciolta. Io ho comprato un blocco praticamente, bello grande di cera d'api che poi l'ho utilizzato, l'ho grattugiato con una grattugia. Una volta che la cera d'api si è sciolta nell'olio extravergine di oliva, la metteremo in un barattolino di plastica. Si può utilizzare tranquillamente un barattolino di plastica riciclato. Ricordate però di sterilizzarlo ossia mettendo la plastica a bollire, no, potete sterilizzarlo mettendo a bollire il barattolino di vetro. La plastica la sterilizzate utilizzando l'alcol alimentare. Ecco, vedete la cera d'api si è completamente sciolta dentro l'extravergine d'oliva. Adesso andiamo a metterla nel nostro vasetto di plastica. Eccoci ragazze, vedete la crema è pronta. Si solidificherà ancora un pochino, adesso è ancora leggermente tiepida, però vedete? Io in questo caso l'ho fatta senza olio essenziale di lavanda perché è per una mia amica che insomma è molto allergica, quindi ho preferito fargliela così. Però voi potete appunto inserirlo per avere una profumazione eccellente. Ecco qua, vedete? Si spalma molto bene, bella morbida, è abbastanza unta, però serve apposta per ammorbidire e nutrire la nostra pelle. La ricetta è terminata, avete visto?
visto, è facilissima da fare, velocissima, poco costosa, cioè praticamente non costa praticamente niente. Mi troverete benissimo, fatemi sapere, comunque aspetto dei vostri commenti e iscrivetevi al canale così sarete sempre informati di tutte le ricette nuove che pubblicherò. Buona serata a tutti, ciao ciao!